Esco dal campeggio 5 e mezza, perché voglio non fare troppo casino, che qua dormono tutti. Andiamo a prendere il pacco gara, via 10 km. L'onoratico parco delle sughere. Ho tirato il pacco. C'è anche un'ipotetica colazione. Cosa più figa? Questo cappellino. E a me? Partiti per la Tuscany. Qui con Mauro e Stefano. Ciao. Ciao. Orario di partenza ottimo, 6:30. Tasca dei primi 30 km, ancora facciati sul mare. Prima colazione vera del Tuscany, sono finite le brioche. Ma ci sono lì. Cominciamo a drogarci, prima partito. Pastiglia blu. Blu, occhio. È meglio stare dietro. E beh, arrivati 40, dopo bisogna. E pedaliamo adesso ancora vicino al mare a Cecina, però tra poco si comincia a assaggiare l'entroterra. Arriveranno le prime aspre salite. Sì. Non la porto sulla bandiera, no? Questa ce l'hai in casa. Cazzo, ciao. Speravo di trovare qualcuno di famoso di più, cazzo. Io da Rovereto. Rovereto? Sì. Ok. Ho visto tutti quello che hai fatto, vai di Olanda, di qua, di là. Fantastici, scusa. Mauro e Christian, mi hanno fatto ricordare che faccio ogni tanto qualche video su YouTube, mi hanno fatto ricordare. Grazie. Grande Luca, grande Luca. Pezzo tecnico. Quanti hai dato per minuto? 4 tigre. Dovete attingere. Prima salita del Tuscany. No, questo mi pare che sia tutta asfalto. 7 km di salita. La prima vera salita del Tuscany. Qua. Santa luce. Speriamo che ci protegga. Pezzo nel bosco, molto molto riflessivo. Beh, guardo fatto. Beh, Mauro che fa bene la circolazione. Facciamo vedere Volterra. Là, sulla collinetta. Sarà un po' da salire. Cazzo. Dai, non lo so. Ma che bello. L'oasi nel deserto. Questo. Indovinate un po' di che sta bici? Ne approfitto anch'io di... Le bici senza cavalletto mi stanno sul coglione. Volterra. Ce l'abbiamo fatta.
Ho detto Mauro, la salita per Volterra ce la ricorderemo. Ce la ricorderemo, esatto. Cazzarola che mi è nata. Importante la focacciona dopo la salita qui a Volterra. E intanto piove. Mauro se la ride perché tanto lui è già arrivato. Cristian un po' meno perché lui ha reso lo stesso anche di andare fuori traccia. Però hai preso il vecchio babbaro, la focaccia. Ho preso crudo, pecorino e miele. Bella oliata. Ma ah, miele, miele. Miele, ah, miele, miele, miele. Side our fears are done. All the good times just begun. In compagnia. Grazie a te. Becchiamo, facciamo un giro. Volentieri, dai. Buon Tascani. Ci sentiamo, ci aggiorniamo su dove siamo. Esatto, sì, sì, questi giorni si sentiamo. Ciao, ciao. Hai sbagliato tutti. Eh sì, è su. Volterra ormai 120 km fatti, 1.800 di dislivello, sono rimasto solo, anche se comunque è pieno di gente qua che pedala, ma i compagni se ne sono andati e c'è anche un bellissimo temporale, infatti adesso viene giù, vengo giù un po' di gocce e per fortuna adesso siamo in discesa, prima di San Gimignano e dopo chissà dove ci fermeremo stasera. Before I sleep. Salita a San Gimignano, quinta serrata. Arrivato a San Gimignano per la seconda volta e per la seconda volta sono arrivato in bici. Sono qui da buttare via, quindi adesso vado in campeggio. Secondo giorno di Tascani, le condizioni di oggi non sono tragiche ma ci siamo quasi. Tenda, qua è tutto uno schifo. I vestiti non sono sporchi ma sono tutti fradici. Le scarpe sono proprio fradici, fradici. Bellissimo. Grazie. Lo sciacquale è incassato. Diteci i prezzi. Il cassettino vi ha aiutato, dai. Grazie. Sì, che ieri pensavo che la catena si spezzasse un momento o l'altro. Bicicletta lavata, oliata, stirata. Abbiamo fatto tutto, siamo pronti. Bellissima giornata, come ieri d'altronde, fino alle 3. Poi dopo è arrivato diluvio universale, Chris è venuto qua a trovarmi. Servizio completo. La bicicletta è nuova ormai, sembra che ieri non abbia pedalato. L'abbiamo portata alle terme. Wellness bike. Qui adesso andiamo verso San Gimignano, la traccia ci porta a Siena tra poco. Di nuovo sulla traccia, come si può vedere, dalle biciclette, ma anche per lo sterrato che è arrivato subito. Le storie di qualità proprio. Le spagne ancora ce ne abbiamo un chilo, due chili, Pezzo di via Francigena pedonale. Invece è andato un buon cammino, ma dobbiamo portare la mano. Ah, quello. Il pellegrinaggio di oggi ci porta anche quella Borgo Roccato, che altro non è Monte Rigioni. Entrata trionfale qua a Monte Rigioni.
primo grande centro della Tuscany Trail. Allora dobbiamo festeggiare con un bel gelato. E Cristian è 1,90, ha bisogno di energie per pedalare. Dopo il polipetto, gelato senese. E adesso possiamo dire veramente di essere arrivati a Siena, Piazza del Campo. La famosa Piazza del Campo, la piazza del Palio. E quella porta sta a annunciare che stiamo per uscire da Siena, mentre questo cielo sta a annunciare che sta per succedere quello che è successo ieri a Volterra. Pezzo di francigena gravel per la Tuscany, non sapevo neanche che esistesse, però comunque a noi sta piacendo. Buon Convento, sede penso comunale, che dice che con questa bandiera è anche uno dei borghi più belli d'Italia, direi anche molto meritato. Ed è anche il paese dell'eroica, qua parte l'eroica. Non ti ricordi delle cose? Salutiamo Cristian che è stanco ormai, poverino, che non può più pedalare. No, scherzo, lui ormai è arrivato a destinazione, anche perché ha già pedalato anche più di me. Io vado avanti non so fino a quando non becco il temporale. Te sono le 6:44 e ormai ho caricato anche il telefono qua in un barettino, sono gentilissimi, quindi adesso ve lo carico. I nuvoloni non promettono niente di buono, però noi andiamo avanti, un po' di energia ce l'ho ancora oggi. Partiamo subito col botto. 16% infame, tanto che mi sto godendo la Toscana, quella vera, autentica, colline verdi contornate da cipressi, strade bianche, manca solo un calice di buon rosso. Facciamo rientrare un attimo qua, dovrebbe essere passeggero visto il cielo oggi. Ciao. Che spettacolo, mamma mia, uno spettacolo. Arrivati a Pienza, al calare della sera, compagnia di Giuseppe. Ciao. 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 Dimmi tu. Pronti? Saluto ragazzi, con cui ho condiviso una buonissima cena qui a Pienza. Siamo arrivati distrutti perché è stata bravissima. Ma che? Giovanni, è stato un piacere. Ciao. Ciao ciao. Grandissimo viaggio, grazie. Ciao. Mi raccomando, non fare certo. Ciao Jan. Ciao. Have a good night. No, sono io. And nice Tuscany. Centro di Pienza, qui sulla rocca, e bella cenetta in buonissima compagnia. Adesso mi sono preparato in divisa notturna, messo le luci, frontalino, luci posteriori alla bici, perché visto che non sto poi così tanto male, ho voglia di pedalare ancora. Voglio vivere questa sensazione di pedalare di notte, perché me lo sento, sono ascolto il mio corpo adesso e la mia mente soprattutto. Quando dovrò farlo? Partiamo, luce davanti accesa, luce dietro anche. Salutiamo Pienza e ricominciamo a pedalare questa Tuscany Trail 2023, decima edizione.
Rispetto a ieri me la sono presa parecchio con calma, quindi oggi ho fatto meno chilometri, nonostante siano già le quasi le 11 di sera. Ho 112 chilometri e 1007 di dislivello. E comunque Pienza merita, bellissima. Iniziamo questa strada bianca in modalità notturna. Temperatura scesa vistosamente, 15 gradi, ma noi non ci scoraggiamo su queste strade bianche illuminate dal frontalino. Inizia la salita. Mamma mia, questa salita qua. Quasi tutta al 20 questo pezzo. Che fastidio. La mia salvatrice, Fontana qua. Molto meglio la catena. Arrivato a questo punto, penso che mi manchino qualcosa come... Ah, che si illumina. Grazie ai cartelli riesco a farmi vedere. Una decina di chilometri di discesa. Mezzanotte e 18. Facciamoci questo sentiero dell'abate. Di notte, infangato. Mi sa che mi riposo un attimo qua su questa panchina. E non sono l'unico che ha avuto questa idea. Ho tirato su materassino e sacco pelo, ho rimontato la bici e fa un freddo cane. Niente, sono le 5 qualcosa. Ho dormito qualcosina, adesso ricomincio, è venuto fuori anche l'alba. E si va verso il mare. E ringraziamo lei che mi ha sorretto. Niente, iniziamo a pedalare. Oh, mi sento bene, queste due orette qua mi hanno proprio rigenerato. Che bel freschino! Avanti della sera. Prossimità di Grosseto, cambia anche vegetazione. Ci stiamo avvicinando al mare. Che è finita qua in Toscana. Bellissimo centro di Castiglione della Pescaia. Alla violina, sole cuocente, terreno arido, salita. E il terzo giorno rivide il mare. E che mare? Il mare di Cala Violina. C'è un bel problemone adesso. Sono qui a camminare per le pinete perché si è sgonfiata la ruota dietro. Continuo a cambiare, ho cambiato copertone, non vanno. Ho provato a passare la mano, la copertone non succede niente, sono stanco morto e i meccanici sono qua a 10 km a piedi. Dai, almeno è un bel posto per finire inguaiati questo. Ringrazio Davide che sembra che prima di Follonica mi abbia parato il culo con un po' di schiuma qua. Adesso sembra che potevo trovarlo a Cala Violina. I meccanici non ci sono, sembra che tenga la bici, non so se tiene 60 km. Proviamo ad andare, uè. It's an adventure. I tanto desiderati 300 finalmente sono arrivati. Sì, sì, chi si aspettava in una situazione del genere? Con 4000 passa di dislivello. Dopo 300 km fare questa salita qua infame.
Castagneto Carducci. Ah. Luca, ultimo chilometro. Vai, ci siamo. Siamo arrivati, grandi. Grandi. Ciao. Quella. Ciao. Grandi. Ho preso una pietraccia. Grandi, sì. Ho preso una pietraccia. Ciao. Praticamente è una scena da cucinare. Sì, allora non la cucinerò.